Carissimi, stiamo accompagnando Gesù nella sua ultima settimana, nel suo cammino verso Gerusalemme, iniziato proprio con la vita pubblica e che trova il suo cuore proprio qui. Qui Gesù ci dona l'Eucarestia. Lo abbiamo meditato ieri, l'altro ieri, con le parole di Luca. Oggi vogliamo lasciarci guidare dalle parole di Giovanni. Giovanni non ci racconta l'Eucarestia in una maniera storica, ma ci racconta un altro gesto che Gesù compie durante l'Eucarestia, durante quell'ultima cena, la lavanda dei piedi. Ma lasciamoci illuminare dalle sue parole. Prima della festa di Pasqua, ci dice Giovanni, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, il figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e da Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Giovanni ci racconta in maniera forte questo gesto che Gesù compie. Non lo compie prima della cena, poteva essere un'abluzione, ma lo compie volutamente durante la cena. Per Giovanni diventa parte forte della liturgia eucaristica. Gesù compie un gesto, il gesto di un servo, ma indica il servizio. Il sacramento dell'Eucaristia è un servizio profondo, il dono di se stesso agli altri. E Gesù lo compie in una maniera da sconvolgere il cuore dei suoi discepoli, tanto che Pietro vuole costringerlo quasi a non farlo, quel gesto. È come se Gesù avesse voluto lasciare ai discepoli un comando particolare, forte: dovete amarvi gli uni gli altri e servirvi gli uni gli altri, lavandovi i piedi, ma cominciare da me. In quel gesto Giovanni ci ricorda la reazione di Pietro. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi. Sono io che devo lavarli a te. No, Pietro, gli risponde Gesù, io devo lavare i piedi a te. Solo dopo potrai farlo tu con me. Lavare i piedi è il gesto profondo dei servi. Ognuno di noi è chiamato a servire i suoi fratelli e a farlo nell'amore. Il sacramento dell'Eucarestia, che noi celebriamo tutte le domeniche, è il segno del dono agli altri. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucarestia, noi preghiamo per i nostri fratelli, ci mettiamo al loro servizio attraverso il dono dell'amore. Non si può dare la vita agli altri se non si accetta anche di riceverlo dagli altri come dono. Pietro ha dovuto accettare che Pietro lavasse a lui i piedi, perché quel gesto era il gesto dell'umiltà. L'umiltà vera non consiste semplicemente nel lavare noi i piedi agli altri, ma lasciarci lavare i piedi da coloro che ci stanno accanto. Come io ho fatto con voi, voi dovete farlo gli uni gli altri. Questo è il segno dell'amore. La nostra fatica, specialmente nel donare amore, è soprattutto non solo nel donarlo, ma nell'accettare di ricevere amore dagli altri. La lavanda dei piedi ci ricorda proprio questo. Gesù insegna ai suoi discepoli il grande dono reciproco dell'amore. Accettare di essere amati, amare coloro che ci stanno accanto, fino a servirli fino in fondo. E questo non può avvenire se non ci lasciamo lavare i piedi da Gesù. L'entusiasmo di Pietro diventi anche il nostro entusiasmo nell'accettare il dono dell'essere a disposizione degli altri, solo dopo aver ricevuto da Gesù il dono della lavanda dei piedi.